Buongiorno a tutti, io mi chiamo Nemi, questo è un percorso che si chiama Riscatti, ha a che fare con la fotografia e il disegno, quindi cerchiamo di seguire quel filone lì, ma nel frattempo durante gli spostamenti io vi do comunque anche delle informazioni, diciamo, un po' più di orientamento, proprio perché è interessante capire anche la disposizione delle varie sezioni. Ci inoltriamo in questo viale, diciamo che l'idea di allestimento, soprattutto della mossa di quest'anno, vuole cercare di trovare ancora una volta un contatto con la città di Torino. Quindi anche già soltanto come modo di esposizione, di organizzare gli spazi, soprattutto quelli in cui andremo ora, quindi la parte centrale, c'è proprio l'idea di ricreare quello che è l'assetto urbanistico della città di Torino, quindi famosa per essere una città barocca piuttosto che romana, ecco, con le vie ordinate, ma soprattutto le piazze. Quindi noi adesso andiamo a sbucare nelle piazze. La piazza più grande, quella centrale, tra l'altro si può vedere direttamente subito dall'ingresso, che poi sarà anche l'uscita, e quindi diciamo che è un po' il punto focale dell'allestimento di quest'anno, perché appunto cercheranno di mostrare quelle che sono un po' le novità sia di questa direzione gestita da Ilaria Bonacossa della 24ª edizione di Artissimo. Adesso cerchiamo di passare, permesso, sì, lo so, andiamo pure di qua e poi nel frattempo analizziamo anche le varie opere. Quindi ci stiamo avvicinando, vedete che qua c'è già più aria, un po' più di spazio, queste sono le piazze, quindi per poi cercare di orientarvi, noi abbiamo lasciato la parte del deposito che è al fondo. Arriviamo qua in questo luogo più aperto dove ci sono le sezioni, diciamo, più di rilievo di quest'anno e soprattutto iniziamo con questo lato che è quello da questa parte di Present Future. Present Future è un progetto che è stato introdotto nel 2001 proprio nel contesto della fiera e il fine primo, cioè il fine ultimo, è stato appunto quello di cercare di promuovere artisti nuovi. Vediamo qua, c'è praticamente tutto l'allestimento del lavoro dell'artista polacca Joanna Piotrowska e la galleria di riferimento Emma Dragoa, una galleria che l'anno scorso era nelle New Entries, quindi è anche interessante capire un po' questa idea. Le New Entries quali sono? Le gallerie che partecipano ad Artissima per la prima volta e quindi non hanno avuto ancora tanta visibilità e allora c'è proprio una sezione New Entries. In questo caso siamo già al secondo anno, c'è stata una sorta di upgrade per questa galleria che viene invece esposta in questo angolo proprio, vedete tra l'altro abbastanza principale, no? Nella sezione Present Future. Allora, qua abbiamo questo lavoro di fotografia, quindi stavamo dicendo effettivamente che il filone che cerchiamo di affrontare è quello che riguarda l'arte contemporanea, intesa come mezzo fotografico e anche disegno, che nella storia dell'arte sono state comunque, soprattutto la fotografia è stata molto molto discussa, quindi c'è stato comunque un cammino per cercare di raggiungere una dignità pari alle altre arti come la pittura, la scultura per esempio. Però troviamo invece in questa edizione di Artissima molte opere fotografiche ma anche mixed media, quindi l'idea anche di cercare di analizzare queste nuove creazioni, dove gli artisti si sbizzarriscono un po' anche usando diversi elementi, no? E materiali. In questo caso abbiamo, diciamo, la rappresentazione della fotografia più classica, però troviamo anche un'idea di interazione con il pubblico. Questa artista decide sempre di lavorare, cioè si focalizza soprattutto su quelle che sono le relazioni tra le persone e anche e soprattutto all'interno di contesti, di nuclei come quello familiare, per esempio. In questo caso vedete che però suggerisce alle persone che decidono di collaborare con lei di creare delle case.
la casetta, la classica casetta dei bambini, quindi l'idea di creare tra l'altro una casa all'interno della casa, perché come vedete la maggior parte di queste immagini rappresentano arredamenti di interni di abitazioni, quindi che sono già a dimore, a parte invece questa che si trova su un bordo piscina, però vedete che poi gli esiti che vengono effettuati sono comunque tutti molto vari, tra l'altro sono diverse dimensioni anche degli stessi soggetti, soprattutto riconoscibile, vedete che c'è la riproduzione più piccolina dello stesso ambiente visto da un altro punto, da un altro taglio appunto, dal punto di vista. E qui abbiamo anche un discorso su quello che è un po' l'interazione con le persone che vengono rappresentate, quindi non è una performance che viene effettuata in quel caso dall'artista, ma lei immortala quello che può essere l'esito oppure l'attuazione di questa creazione di casette, delle persone che troviamo all'interno, per esempio vediamo queste due ragazze che sembra che abbiano creato quasi una sorta di harem all'interno di questa stanza, poi invece vediamo il bambino che è all'interno di quella classica casetta che ci si costruisce con la tenda e quindi è interessante, oppure la signora che invece gioca già proprio col suo arredamento anche in una maniera molto più composta, diciamo un po' più architettonica, decorativa, no? Ecco. E quindi vari esiti che sono stati immortalati grazie ai suoi scatti. Cos'è anche la parte interessante del suo lavoro è che lei mostra le fotografie che ha scattato a queste persone. E allora le persone in quel momento possono riconoscersi, perché in alcune immagini abbiamo una posa, diciamo, molto più spontanea. Altri invece sembrano proprio già mettersi, no, in posa per la foto. E quindi in quel momento, parlando, osservando la postura, la posizione, il gesto quindi delle persone che vengono raffigurate, talvolta c'è una sorta di arduo riconoscimento, perché non si immaginavano di venire in quel modo e di mandare un determinato messaggio. E quindi è interessante anche da questo punto di vista lì, appunto, l'esito di queste fotografie. Stiamo parlando appunto di questa sezione che si chiama Present Future, che vuol dire cercare di avere una connessione nel presente con quello che sarà il futuro ovvero cercare di delineare quelle che potrebbero essere le tendenze sia del mercato dell'arte, no? Ma dell'arte contemporanea in sé, quindi analizzare la selezione prevede di cercare di scegliere degli artisti contemporanei che potrebbero essere effettivamente quelli che fra qualche anno potrebbero essere i grandi nomi. Quindi è un lavoro sguardo verso il futuro, soprattutto perché Artissima è una fiera alla quale accorrono molti collezionisti, ma con la sezione, soprattutto quella che andiamo a vedere adesso, è una sezione nuova che è stata introdotta proprio per l'edizione di quest'anno, una sezione che riguarda appunto i disegni. Ma i disegni di che tipo? Il disegno in qualche modo è sempre stata una pratica utilizzata fin dall'inizio e soprattutto a livello anche proprio etimologico, no? Il disegno significa del segno soprattutto, cioè si basa sul il segno che si lascia, quindi anche l'impronta dell'uomo primitivo sulle caverne può essere inteso come disegno, cioè una traccia, no? Infatti per esempio se pensiamo anche alla parola drawings, infatti è stato interessante incontrare i due curatori della sezione, lui Silva e Joao Murao, perché si parlava in inglese con loro, quindi in inglese il disegno è il drawing, quindi to draw vuol dire anche trascinare, e quindi l'idea proprio di lasciare una traccia su una superficie. E quindi partendo da questo concetto loro hanno deciso di analizzare dei lavori degli artisti anche più rinomati, ma con lavori che magari di solito non si collegano, no, alla loro pratica artistica, e in qualche modo anche si cerca di espandere quello che è il concetto del disegno. Quindi possiamo entrare in quest'altra seconda piazza e vedere come le varie declinazioni del disegno in questo caso siano rappresentate. Le linee, una struttura quindi ben ordinata, con delle linee che vengono tracciate, ma tracciate non graficamente, no? Se no invece usando una sorta di installazione, quindi questa porta che viene creata nel quale si può anche accedere e quindi passare attraverso. Qui un'idea un po' inconsueta,
se si pensa al disegno canonico tradizionale, quindi magari di una grafite su carta. Oppure, per esempio, in questo caso abbiamo l'opera di Mark Dion, quindi si ritorna invece a quello che è il disegno un po' più tradizionale, però inserito in un contesto, diciamo scenografico, che quindi racconta un'idea di fiction, no? Di fizione, no? E allora abbiamo per esempio anche l'idea della ricerca scientifica e della creazione di una collezione delle meraviglie, no? Quindi la Wunderkammer. Ma la cosa ancora oltre è appunto l'idea di considerare il disegno non soltanto come in questo caso, quindi questa traccia, questo segno che viene lasciato su una superficie, ma è l'idea proprio di considerare la superficie o comunque il materiale, la carta. Quasi per tutti il disegno, lo chiamiamo disegno quella traccia che lasciamo su un foglio di carta, una superficie di carta. E allora vediamo Wilfredo Prieto, vediamo questo lavoro, esposto appunto incorniciato, e se voi fate attenzione, andate a guardare che cosa c'è inquadrato, non sono nient'altro che i buchini, no? Quindi il foglio di carta, quando noi usiamo la bucatrice, ci genera quei pezzettini rotondi di carta che sono poi quelli che usiamo anche per i coriandoli, volendo, no? Ecco. Quindi lui preleva ogni giorno, cioè comunque in giorni diversi, è come se lasciasse una traccia, no? Ma una traccia della giornata, con una sorta di diario, una sorta di scrittura, con questi pezzettini di carta che vengono invece poi rappresentati come fossero veramente l'opera d'arte, ma l'opera d'arte su carta, e quindi carta su carta, e allora l'hanno inglobato in questa sezione appunto disegno, non è una scultura. Non è una fotografia, e allora si cerca di dare questa idea proprio di disegno espanso. Quindi guardiamo un po' oltre quelle che sono le definizioni canoniche della tradizione, perché stiamo parlando di un ambito di arte contemporanea. Invece adesso ci fermiamo qui, la galleria Upstream, David Haynes, che ha realizzato questi disegni, quindi in qualche modo siamo invece in questo spazio dove c'è del disegno, quindi quello che abbiamo qua rappresentato sembra fotografia, perché è talmente dettagliato, preciso, pulito, che sembra una fotografia, quindi lo vedete, ma se andate a osservare scoprite qualcos'altro. E allora soprattutto questo sfondo, no? Che sembra quasi una perdita di definizione, in realtà poi un po' come facevano gli artisti della pop art all'inizio, tipo Lichtenstein, che utilizzavano, no? Manualmente, quindi decoravano loro cercando di riprendere quelle tecniche più meccaniche delle riproduzioni delle immagini. Ma in questo caso quindi abbiamo questo artista che procede con una tecnica già più tradizionale, però la cosa scioccante è un po' la resa che è molto realistica, tanto che sembra una foto, quindi è in qualche modo illusoria, e soprattutto parla di qualcosa di molto contemporaneo. Abbiamo dei riferimenti all'informatica, alla tecnologia, ma soprattutto, se fate attenzione anche alle immagini che vengono riproposte, sono immagini dove troviamo dei volti di ragazzi, no? Ma dove sono? Sono all'interno comunque di un luogo, diciamo, intimo, quindi di nuovo domestico, però sono queste immagini che troveremo anche su internet di ragazzi che sono davanti alla webcam. Quindi sono coinvolti in una chat, e di solito chat in questo caso, che si, se fate attenzione anche ai riferimenti che sono raffigurati e agli elementi, no, appunto, che vengono riportati, ecco, si capisce che si può trattare di chat, di incontri, ma anche erotiche, no? Ecco, e quindi diciamo che proprio usando questa tecnica più tradizionale noi abbiamo un po' questo scarto, no? Che fa sì che queste immagini ci risultino più scioccanti di quelle che non sarebbero invece se vedessimo la fotografia di una persona su internet, no? In questo caso immaginatevi anche soltanto tutti gli annunci pubblicitari che appaiono, no? I pop-up di sono disegni.
Sì. E quindi è interessante come abbia lavorato questa tecnica, diciamo, più del passato, più tradizionale, per raccontare qualcosa di assolutamente contemporaneo e nuovo, però in una chiave, diciamo, diversa. Allora, adesso invece andiamo fino in fondo a scoprire quello che è un altro progetto che caratterizza Artissima dal 2010, Back to the Future, quindi è l'idea di ritornare al futuro, ma cercando un legame col passato, perché si riscoprono in questa sezione degli artisti degli anni 80, come per esempio con la Galleria Rossi e Rossi, Rashida Rahin, che lo troviamo da questa parte, ed effettivamente è un artista che per esempio quest'anno è anche presente alla Biennale di Venezia, quindi abbiamo anche un certo tipo di riconoscimento, perché arrivare alla Biennale di Venezia effettivamente vuol dire già essere la cresta dell'onda, no? Almeno avere raggiunto una grande visibilità. Proseguiamo, troviamo Joachim Schmidt e abbiamo anche il gallerista. Joachim Schmidt è un artista tedesco, è nato nel 1955, vive a Berlino. Lui è un fotografo, ma non ha quasi mai scattato fotografie in vita sua, perché ha preferito riflettere sul significato della fotografia, e dai primissimi anni 80 lui si era già accorto di come il mondo da lì a breve sarebbe stato invaso da una quantità enorme di fotografie, e quindi invece che produrne delle nuove ha preferito utilizzare quelle già esistenti. Cosicché ha cominciato nell'82 un lavoro monumentale che è durato 30 anni e che consisteva nel raccogliere da terra qualunque fotografia lui trovasse, che fosse intera, che fosse strappata, che fosse un brandello, che fosse un residuo di una fotografia. E ogni volta che ne trovava uno gli dava un numero progressivo, una data e un luogo di ritrovamento. E questo ha fatto per 30 anni, quando nel 2012 ha trovato la millesima fotografia, e lì ha dichiarato chiuso il lavoro, che si chiama Bilder von der Straße, immagini dalla strada. E qui sulla parete principale vedete una selezione di 20 di queste fotografie. Grazie mille. Infatti avvicinatevi pure, perché vedete che c'è proprio tutta una raccolta, no? Una raccolta di queste immagini che erano quindi considerate solo come semplice oggetto, e poi vedete anche la datazione, no? La datazione che quindi scorre nel tempo. Infatti queste opere, quindi questa serie immensa di 1000 foto, in realtà poi viene venduta proprio anche a gruppi di 10, accompagnata invece dal video che raccoglie, quindi le diapositive che, cioè, vedete anche proiettate, ecco, rappresentano quello che è il video che poi viene venduto al collezionista, che si compra le 10 foto che raccontano un po' questo passaggio temporale, ma poi ha anche le 1000 rappresentate a video, come quelle che vedete voi proiettate. Questo è anche un altro lavoro interessante, perché sempre di Schmidt, perché vedete che accompagnati invece come didascalia a queste foto troviamo dei nomi molto importanti di fotografi, quindi fotografi più antichi, diciamo anche dall'inizio del Novecento fino poi ai tempi più moderni. Ecco, troviamo dei nomi tipo Eugène Ager negli anni 20, piuttosto che David Hockney negli anni 60, e in questo caso è stato una sorta di lavoro dell'artista sull'autorialità. Quindi queste opere qua sicuramente non sono degli artisti che trovate, cioè quindi queste fotografie non sono delle scattate dagli artisti di cui trovate i riferimenti sotto, ma sono sempre delle fotografie altre, no? Altre non scattate neanche dall'artista Schmidt, e quindi c'è questa idea di lavoro appunto più concettuale, di cercare di giocare con le somiglianze. Quindi probabilmente aveva visto, trovando queste foto, diceva: ah, questa sembra proprio quella di
David Hockney, piuttosto che altri grandi nomi. E allora vedete che fa questo riferimento, no? Quindi è un lavoro di riappropriazione dell'immagine, quindi l'immagine trovata, che è un discorso che stanno portando avanti adesso, attualmente, anche altri molti artisti, come per esempio Eric Kessel, però vediamo che Schmidt, nel caso di Schmidt, stiamo partendo già dagli anni Ottanta. Quindi perché si cerca di raccontare in questa sezione questi artisti? Proprio perché hanno avuto delle intuizioni che magari all'epoca non sono risultate così, così grandi. Allora, in questo caso abbiamo la Galleria di Bologna, Studio G7, e abbiamo queste fotografie. E in questo caso sono degli scatti che rappresentano degli interventi, no? Quelle azioni che vengono realizzate nel territorio, quindi un territorio che possibilmente possiamo anche riconoscere, ma soprattutto anche c'è un riferimento a quello che è l'effimero, quindi cosa rimane di una performance, soprattutto di un intervento in un ambiente, in un paesaggio che si modifica, che cambia, anche nel caso del corso d'acqua, nel corso d'acqua che in parte può prosciugarsi piuttosto che invece aumentare il livello dell'acqua e che quindi poi va a coprire quello che è stato creato, come in questo caso vedete che era una sorta di ponte, ecco il titolo è Donna e ponte, anche perché abbiamo riferimento anche proprio all'idea della femminilità, no? Ecco, quest'opera è stata immortalata da questo scatto, poi ovviamente con la crescita del livello, l'aumentare del livello dell'acqua è stata completamente ricoperta e quindi cosa abbiamo noi oggi? Abbiamo solo questa testimonianza fotografica che diventa essa stessa appunto l'opera d'arte. Ecco, quindi questo è anche interessante capire come il livello della fotografia come documento sia fondamentale soprattutto nella commercializzazione, no? Quindi anche l'idea di collezionare le performance sono degli atti effimeri che quindi è un'azione che dura per quel momento ed è proprio lì che subentra invece la fotografia perché riusciamo a trattenere quell'istante. Quindi è un modo diverso per intendere sempre il mezzo fotografico. Adesso ci dirigiamo verso l'altra parte della fiera. Quindi andiamo fino in fondo. Vi dicevo che il contatto con il territorio, quindi territorio torinese, soprattutto il sistema dell'arte di Torino, è molto forte e allora proprio per questo hanno anche deciso di allestire uno spazio come quello del Piper. Quindi quando leggete sulla mappa il Piper, sentite gli annunci di alcune discussioni o di conversazioni con artisti, ecco, quando dicono il Piper dovete immaginarvi questa zona qui con il locale all'interno. Vi invito anche ad avvicinarvi a queste fotografie che sono molto interessanti, ecco, questo non fanno parte dell'idea di allestimento delle gallerie eccetera, però abbiamo delle fotografie e soprattutto delle date che ci raccontano cos'era il Piper. Ecco, magari adesso in Italia quando si nomina il Piper si pensa al Piper a Roma, in realtà c'era un Piper a Torino e negli anni 60 era un luogo di ritrovo, diciamo, per appuntamenti culturali, musicali, quindi abbiamo per esempio la fotografia di Patti Pravo, quindi di artiste giovani attive in quel momento, oppure anche concerti di artisti emergenti, quindi anche di gruppi debuttanti, ma la cosa interessante è che proprio in questa discoteca, perché era una discoteca, invece confluivano diversi artisti anche dell'arte povera, quindi diventava anche, diciamo, una sorta di luogo di incontro in cui si potevano discutere le idee dell'arte contemporanea, quindi era un nucleo molto molto produttivo, no? Di cultura, soprattutto nella scena torinese. Infatti qua vedete alcuni riferimenti agli artisti di arte povera, per esempio Michelangelo Pistoletto, piuttosto che invece anche la stessa Marisa Merz, che presentava alcune sue creazioni appunto durante queste serate al Piper. Tra l'altro è interessante vedere che per esempio il Piper, c'è scritto, che ha dovuto praticamente aspettare 3 giorni per aprire di nuovo, perché nel giorno dell'inaugurazione
era entrata talmente tanta gente, c'era un evento così talmente di richiamo che la capienza massima del locale era di 220 persone, ce n'erano più di 600 con tutte le persone fuori anche che aspettavano, quindi proprio per questo motivo la questura decide di farli chiudere per 3 giorni. Quindi è per dare l'idea di quanto poteva essere di richiamo questo evento e questo luogo, di cui purtroppo però non abbiamo tante testimonianze, se non l'esperienza soprattutto di questi personaggi che poi hanno definito un po' i caratteri dell'arte povera e soprattutto dell'arte contemporanea torinese. Ecco, questo discorso di guardare verso il passato, verso gli anni 60, in cui Torino era una città italiana che stava puntando sull'arte contemporanea, è stata una delle prime città appunto ad organizzare e a investire sul contemporaneo, e allora proprio per questo poi verso la fine del percorso andiamo, io vi lascerò appunto davanti al deposito d'arte presente, perché sarà lì che invece troverete un altro collegamento con gli anni 60, questa idea del deposito come laboratorio, workshop per questi artisti che si riunivano in un capannone industriale e che invece cercavano di mettersi in dialogo con quello che era l'ambiente che trovavano, quindi anche un po' che raccontava il passato della città di Torino. Ma soprattutto era un luogo in cui lavorava con delle idee, degli spunti appunto per promuovere nuovi lavori, e quindi gli artisti si ritrovavano lì, collaboravano insieme, magari generavano anche scambiandosi queste informazioni, consigli piuttosto che anche opinioni, no? Ecco, formavano poi quelle opere che gli hanno anche poi definiti come grandi artisti dell'arte contemporanea o dell'arte degli anni 60 italiana. Però adesso al deposito invece non trovate più quegli artisti soltanto dell'arte povera, ma si parla già di arte degli anni 90, e poi dopo vi spiegherò bene il perché. Nel frattempo ci siamo di nuovo dirigendo nella main section, andiamo a vedere una galleria italiana che si chiama Placenzia Arte con Filippo Minelli. Quindi ritorniamo sull'arte italiana, quindi l'idea era appunto quella di riportarvi nella contemporaneità e soprattutto l'arte italiana. Ciao. Vorresti dire due parole su Filippo Minelli? Sì. Okay. Abbiamo scelto di portare quest'opera di Filippo Minelli della serie Bold Statement. Filippo Minelli sta lavorando sempre su temi politici e sociali. In questa installazione che portiamo c'è anche all'interno un'opera, questa col fumogeno, che fa parte della serie Silent Shape. E sono opere nel quale lui scatta la foto immediatamente dopo il lancio di un fumogeno. Questo parte da un concetto di protesta in cui durante una manifestazione l'unico attimo di secondo è quello che succede il lancio di un fumogeno. Allo stesso modo lui ribalta questa situazione nell'immagine, cercando un panorama silenzioso che viene rotto dal colore del fumogeno, che contrasta con la tranquillità del paesaggio. Questa è una pubblicazione che si chiama Atlante dei classici padani, che è stata realizzata da Filippo Minelli insieme anche ad altre persone, tra cui il curatore Carlo Sala. È un'investigazione sul paesaggio, in particolare della Padania, che è questa regione che non esiste in modo definito, ma esiste per diversi caratteri che lui ha delineato dal punto di vista dell'architettura e dell'urbanistica. Il catalogo è composto come un vero e proprio atlante, quindi tutti gli scatti sono segnati anche con le coordinate geografiche, identificando esattamente il luogo in cui si possono vedere. Su questo progetto Filippo ha anche organizzato l'anno scorso, ad esempio, in occasione di MiArt, un tour delle catastrofi architettoniche nella Padania,
attraverso una visita guidata in pullman. E questo è l'esito finale, appunto. E quindi tanto vi racconto ancora qualcosa su questo artista. Ringraziamo il gallerista, grazie mille, e proseguiamo. E infatti vi volevo raccontare ancora due cose, nel senso che qua siamo veramente nell'arte contemporanea, e soprattutto anche Filippo Minelli usa molto i media, quindi soprattutto internet, e ogni volta che si scattava una foto lui andava a pubblicarla, no? E c'erano comunque dei raffronti, perché l'idea generale era cercare appunto di delineare quelle che potessero essere i connotati, no? Riconoscibili ovunque nella Padania, nella pianura padana, la Valle del Po, eccetera, e per anche lavorare contro quella l'idea della Padania, proprio della Lega Nord, per cercare invece di capire, di formare una cultura che è molto ricca, no? E che quindi anche varie città possono poi invece avere delle fisionomie, acquisire delle fisionomie, soprattutto adesso, molto simili, tipo per esempio nelle le rotonde con delle sculture un po' particolari, piuttosto che i capannoni industriali. E quindi molte volte gli interventi delle persone che vedevano le sue pubblicazioni su internet online commentavano dicendo per esempio: ah sì, anche nel mio paese c'è una cosa simile. E quindi con questa interazione del pubblico l'artista è riuscito proprio ad ampliare quello che era il suo progetto, perché c'era anche un riscontro e anche una conferma su quello che era la sua idea principale, cioè cercare di delineare queste somiglianze, no? nelle varie città e nei vari paesi. E appunto quindi questi messaggi di risposta o di commento che lui riceveva, ecco, gli sono serviti molto anche per capire che non era l'unico che aveva questo punto di vista, no, a riguardo, e che effettivamente ci sono delle somiglianze nei vari paesi. Allora, la Veronica è una galleria italiana, e allora qua abbiamo dei lavori interessanti che riguardano sia il disegno che la fotografia. Quindi le fotografie le trovate soprattutto in corrispondenza della parete. E anche volevo accennarvi a questa idea di fotografia anche per uso più attivo, no? Attivista politico, eccetera, quindi un po' ricollegandoci anche all'idea di Filippo Minelli, no? Cioè sia sensibilizzazione, ma anche appunto come idea di artista che cerca di intervenire in quello che è il contesto sociopolitico, e dando comunque una posizione, mettendosi, esponendosi e affermando. Quindi per esempio abbiamo il lavoro di Uriel Orlo, che in questo caso sembrano delle immagini negative, tra l'altro inaugura poi il 4 la mostra anche al PAV, quindi se volete poi andarla a vedere c'è la mostra al PAV. Oppure c'è anche quest'altro artista che li vedete rappresentare una persona vestita da orsacchiotto, no? Con questo costume da orsacchiotto. Ecco, in realtà si tratta di un lavoro che l'artista fa con dei detenuti che in qualche modo lui intervista, nel senso che prima di fotografarli ovviamente deve cercare di instaurare una sorta di relazione, di comunicazione con queste persone, e quindi in questo caso c'è questo ragazzo che si è vestito da orsacchiotto appunto perché racconta anche una vicenda personale della sua infanzia, che quindi quando era piccolo in realtà lui nell'età più o meno di 5-6 anni aveva proprio le idee chiare che voleva diventare un architetto perché gli piaceva l'idea di mettere in comunicazione, no? I posti, soprattutto i luoghi, no? Diversi. E quindi poi però l'altra parte del discorso è che era da piccolino lui giocava molto con un orsacchiotto, un po' come se fosse il suo unico amico, l'amico immaginario, e quindi quando poi si decide di vestirsi, in realtà, ecco, si traveste poi da questo orsacchiotto che gli ricorda l'infanzia. Ecco. Quindi ci sono anche proprio dei temi già un po' più sociali, no? Di situazioni sociali. E poi invece a lato vediamo il lavoro di un'altra artista, lavora su quello che può essere l'idea del tarocco, la Delita Usnibei,
e che crea questi, lei disegna questi tarocchi, infatti non sono dei tarocchi che vengono poi in realtà ripresi da qualcosa, quindi non è riappropriazione, questa è veramente una creazione ex novo, dove effettivamente vedete che le parole che accompagnano queste carte, quindi anche il significato, non è proprio quello solito consueto che si trovano, ecco, ed è un modo che lei utilizza anche per affrontare determinate situazioni, un po' quasi anche, se vogliamo, di lotta contro il destino, nel senso cercare di vedere che carta ti esce e come potresti affrontare, cioè oltre ad analizzarne il significato, anche vedere come potrebbe aiutarti ad affrontare determinate situazioni, quasi fosse anche un po' un gioco di ruolo. E allora concludiamo velocemente con quest'altra sezione, il deposito d'arte italiana presente, che è l'idea collegata a quel stesso periodo storico degli anni 60 di cui vi ho accennato con il Piper, ecco il deposito d'arte che invece si frequentava negli anni 60, cioè alla fine degli anni 60, appunto qua a Torino, era un deposito che non ha niente a che vedere con questo, perché vi dicevo era l'idea di un capannone ampio dove gli artisti potessero creare dialogando con lo spazio, ma in questo caso si è ripresa l'idea odierna del deposito. Del deposito perché? Perché come in quel momento si generava la storia dell'arte italiana contemporanea, in qualche modo in questa artissima che cerca contatti col territorio si vuole anche far vedere che questo è un deposito come quelli dei classici depositi anche museali, piuttosto che di collezionisti, piuttosto che anche i vari cavò che si possono trovare in giro, quindi questa per esempio è tutta rastrelliera di Art Defender, che si occupa appunto di questo tipo di strutture e di conservazione di opere d'arte, piuttosto che di gioielli eccetera, ma in questo caso i gioielli sono appunto le opere d'arte italiane, soprattutto anche legate al territorio, al sistema Torino, dagli anni 90 fino ad oggi, quindi cercare di dire adesso abbiamo fatto Back to the Future con gli anni 80, perché sono comunque un'epoca che può essere, è già stata storicizzata, ma l'altra proposta è facciamo uno spazio dove invece stiamo parlando dell'arte presente, cioè soprattutto del 1994, perché è proprio da lì che parte tutto un filone e tutto un gruppo di artisti che sono attivi ancora oggi, ma che sanno comunque, hanno già fatto tanto di importanti cose importanti, anche riconoscimenti internazionali, che quindi potrebbero benissimo essere già storicizzati. Quindi l'idea è proprio quella, presentare questo spazio come un punto di partenza per la storicizzazione di un'epoca molto vicina a noi, quindi 1994, soprattutto perché nel luglio 1993 c'era stato l'attentato al PAC, quindi al Padiglione di Arte Contemporanea a Milano, e quindi ci sono state delle vittime e questo è stato un momento molto difficile, perché non si andava a colpire un organo politico piuttosto che una manifestazione, ma era una manifestazione legata alla cultura e legata all'arte contemporanea. L'opera cardine che dà il là a tutto questo lavoro è quella di Cattelan, Maurizio Cattelan, in questo caso è scritto con 3T, 3T che sembrano delle croci, quindi c'è un riferimento a quello che è appunto la crocifissione, no, di Gesù, e anche l'idea appunto di un omaggio, di fare un omaggio con l'arte contemporanea ai caduti della strage del PAC. E allora è per questo che si è deciso di far iniziare tutto da lì, per poi invece trattare quelle che è tutta la produzione artistica che è stata svolta in Italia, ma che soprattutto si collega anche alle collezioni torinesi. Quindi è interessante perché c'è ancora di nuovo questo focus su Torino e l'arte contemporanea. Con questo concludo, quindi spero che vi sia piaciuto il percorso e basta, vi saluto.